Massimo, salve Liberi TV, lei è la responsabile nazionale di Agedo. Sono del direttivo Agedo e siamo venuti apposta da Milano per essere vicini ai genitori di Reggio Calabria. È un'occasione importante perché finalmente questa regione comincia ad accampare dei diritti, certo. Cose che prima non sono mai voluti, e noi siamo qui presenti per solidarietà. Lei pensa che da qui a breve in Italia ci possa essere il riconoscimento dell'equiparazione, diciamo, dei diritti per le persone dello stesso sesso, come il matrimonio, ad esempio civile, parliamo? Allora, i nostri ragazzi vogliono non il matrimonio come istituzione, ma i diritti all'interno della Costituzione, ovviamente, per non sentirsi, no, cittadini di serie B. Grazie. Perché come tutti pagano le tasse, così hanno gli stessi diritti di tutti. E allora non devono sentirsi cittadini di serie B. Io spero innanzitutto che passi la legge contro l'omofobia, sì, che è la base un attimino. E poi per quanto riguarda tutte le altre cose, matrimonio, adozione, il problema diventa dei diritti. E poi perché i nostri figli non possono avere figli? Guardate le famiglie arcobaleno. Ovviamente, ma anche... Come genitore io riconosco il diritto di ogni persona alla genitorialità. Poi lo Stato deve garantire, deve dare delle regole, però il mio diritto a essere genitore deve essere garantito. Come io sono il genitore di un ragazzo omosessuale, è giusto che mio figlio un domani potrebbe decidere di sposarsi come sua scelta, sì, mentre adesso non può farlo. E poi anche di avere figli, non sono mica sterili i nostri figli. Assolutamente. Le faccio una domanda, cosa consiglierebbe a una mamma che scopre da poco il proprio figlio o la propria figlia omosessuale? Allora, io dico sempre, sono sempre i nostri figli, di conseguenza non ci toglie e non ci mette più. Io sono orgogliosa di mio figlio perché mi ha dato una marcia in più, e lo dirò anche oggi, stasera, anche quando ci sarà da dire due parole. Perché i nostri figli innanzitutto ci danno una marcia in più, un'apertura che io non avrei potuto avere. Certo. Perciò per fortuna è gay, dico sempre, per fortuna è gay. Perfetto. Io la ringrazio, quindi l'aspettiamo stasera sul palco per sul suo contributo al primo Gay Pride calabrese. Grazie. Va bene, grazie a voi ragazzi. Grazie.